Con la discussione degli atti di indirizzo è proseguito il 4 giugno il Consiglio straordinario sulle politiche del lavoro, richiesto dai gruppi di opposizione, iniziato il 26 maggio. Inoltre, nella seduta, il disegno di legge sul Gradenigo è stato rinviato in commissione. Un 2 giugno all'insegna del jazz, con un bilancio finale di 225.000 spettatori. Il Consiglio regionale, con il Comune di Torino, ha offerto, in occasione della Festa della Repubblica, uno spettacolo unico in cui la musica e le esibizioni sono state protagoniste. Si sono riuniti a Castelnuovo a Don Bosco gli oltre 60 consigli comunali dei ragazzi. Tema della giornata, organizzata dal Consiglio regionale con il Corecom, hashtag Nutri la mente, sull'utilizzo dei nuovi media. È stato proiettato a Palazzo Lascari, su iniziativa del Comitato per i diritti umani e della Commissione Sanità del Consiglio regionale, il docufilm L'amore vola, sul tema della disabilità e sessualità nell'ambito della sfera affettiva. Si è conclusa la seconda edizione di Europuzzle, iniziativa promossa dalla Consulta europea con l'Accademia dei Folli di Torino. Il progetto, didattico e culturale, ha riunito 250 bambini in uno spettacolo teatrale con una galleria di ritratti dell'Europa. Un incontro per conservare la memoria ed evitare che si ripeta quanto accaduto a Bruxelles il 29 maggio 1985. Lo ha organizzato la Consulta Giovani con l'Associazione Familiari delle Vittime a 30 anni dalla tragedia dell'Eisel. Oltre 1,5 milioni di euro raccolti grazie ai 42.000 spettatori allo stadio e a quelli da casa. Sono i numeri della 24esima edizione della Partita del Cuore. In tribuna anche una rappresentanza dell'Assemblea Legislativa. L'omicidio di Aldo Moro, ruolo delle donne nel terrorismo, l'uso degli strumenti tecnologici da parte dell'ISIS. Sono alcuni dei temi presentati a Palazzo Lascaris dagli studenti nell'ambito di Memoria Futura, progetto promosso dall'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo.